Ciao. Ciao. Devo dire che la caratteristica di questi supereroi è che non hanno dei superpoteri, ma hanno dei superpoteri che in realtà hanno tutte le persone nella vita, cioè la determinazione, la forza, la voglia di studiare, di migliorarsi, il senso etico della vita. Quindi questo li rende interessanti perché in qualche modo, a prescindere dalle attrezzature della casa di Batman, ma comunque verosimili in qualche modo, assolutamente. A me è stato chiesto di parlare come parlo. Non mi è stato chiesto di parlare come mangi. Il mio accento. Mi è stato chiesto di mangiare e li ho accontentati. Di quello va bene. Alla Termidora. Sì, la ragazza alla Termidora. In realtà Rosario Dawson aveva una voce un po' più suadente, ma Marco Mette invece l'ha voluta un po' più determinata e io l'ho ascoltato, l'ho seguito e mi sono affidata. Lei diceva come on in quel momento e io vuol dire come on. Beh, ma loro usano molto dei, come dire, modi, espressioni. Quando lui va da Superman e io dico che dici su, e lui fa sub soups in inglese, cioè sub soups, cioè che è un gioco di parole, cioè, che dici chicco sarebbe a Roma, cioè, che dici chicco, così quelli parlano così, quindi giù a io ci sta proprio perfetto. Era da fare in romano, secondo me. No, ma con Marco Meda a un certo punto c'era questa idea di farlo romano, solo che avevamo già fatto prima dell'Eco Movie, cioè quindi non avevamo già settato. Poi così. No, ma magari metterci qualcosa così dentro ogni tanto. Dai. Assolutamente. Guarda, non me ne parlare. È un amore folle, un amore grandissimo che si arde di passione. A me fa impazzire. Sembra un giovanotto. Mi fa impazzire. Cioè la scena in cui praticamente si lasciano. Dice io non ce l'ho un cattivo fisso, cioè geniale, tu non sei niente, non esiste un noi, non esiste, è geniale, io lo trovo bellissimo, è una bellissima storia. Erano sempre turni separati in realtà, quindi non ci siamo mai incrociati lì, visti diciamo appunto ognuno poi entrava in sala, cercava, a volte sentivi magari la voce di chi aveva già doppiato prima, quindi no, a volte no, e c'era soltanto l'originale. E c'era appunto il direttore di doppiaggio, un regista effettivamente, che è Marco Medi, che è un grandissimo direttore e doppiatore, che ci dirigeva. Ma ci sono cose molto più terribili nella vita. Sì. Decisamente, che doppiare singolarmente. E noi sì, le abbiamo tutte conosciute, quindi possiamo dire che questo doppiaggio singolo è tra le cose più accettabili che ci sono state inflitte. No, ma il doppiaggio si fa così a te, cioè sì, nel senso perché, sempre così. Perché se tu stai facendo una scena con un altro e sbaglia l'altro, magari ti si accavalla a te, devi rifare anche la tua, è un delirio. Cioè se c'è la possibilità di separare è meglio, perché almeno tu fai la tua colonna. Comunque in cuffia senti sì, o l'originale o se appunto l'attore ha già doppiato il suo personaggio, senti lui. Sì. Sì. Il mio che canta. È un nerd. È un po' effettivamente, no? quando vede Batman, no? È un po' tipo si impazzisce, quindi mi sento molto simile. Quando vede me lui, vedo Claudio, io impazzisco. I miei due padri, esatto. Bruno e Roberto. No, Roberto. Roberto. Insomma, lei è una donna interessante, questa è determinata, forte, decisa, è empatica, sensibile, le piace la legalità, insomma un sacco di cose che a me piacciono molto, che apprezzo molto nella vita mia, ecco, è quella di chi incontro. Povero coatto, però è forte Enzo Cecotti, a Batman di meno secondo me. Ma che penserebbe? Questo Batman pensa che lui sia il migliore di tutti, pensa anche di addirittura di vincere su Superman. E Superman è una specie di divinità, invece fortissimo, no? Quindi non lo considererebbe nemmeno, no, però un po' ci si ritroverebbe, perché un po' sono simili, no? Tutti e due personaggi soli, isolati per forza, perché la vita, come dire, li ha bastonati da quando sono piccoli, quindi in qualche modo, anzi, forse lo chiamerebbe fratello romano, fratello quarto.